Trovati a Notizie di Prato TG. Presunti abusi sessuali su due minori affidati alla comunità religiosa, i discepoli dell'Annunciazione, sciolta dal Vaticano lo scorso dicembre, la Procura di Prato ha chiuso la prima parte dell'inchiesta. Ce ne parla Nadia Tarantino. La Procura di Prato ha chiuso una parte dell'inchiesta sugli abusi sessuali denunciati da due fratelli pratesi quando ancora minorenni frequentavano la comunità I Discepoli dell'Annunciazione, soppressa dal Vaticano a dicembre dello scorso anno per irregolarità. I sostituti Laura Canovai e Valentina Cosci hanno inviato l'avviso di conclusione delle indagini al fondatore della comunità, Don Giglio Giglioli, 73 anni, e a un religioso tornato a vita laica di 37. Per entrambi, che hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere sentiti dai magistrati o per presentare una memoria, l'accusa è violenza sessuale aggravata. La parte dell'inchiesta arrivata al traguardo è quella che riguarda la denuncia del maggiore dei fratelli, presunta vittima oggi alla soglia dei 30 anni, che nei giorni scorsi è stato interrogato in sede di incidente probatorio e ha confermato le accuse ripercorrendo i fatti che sarebbero cominciati nel 2008 e si sarebbero protratti negli anni. Per l'altro fratello, che accusa più persone, una dozzina complessivamente gli indagati, la procura sta invece aspettando l'esito di una perizia prima di tirare le conclusioni. La comunità religiosa aveva diverse sedi, la principale in via Bologna in seguito al trasferimento d'Aiolo e le altre in Garfagnana e in Lunigiana. Nel corso dell'incidente probatorio, il giovane avrebbe parlato di atti sessuali con quello che allora era un seminarista e di approcci da parte di Don Giglioli sfociati in toccamenti e strusciamenti. Episodi avvenuti quando la comunità religiosa era ancora Aiolo, un racconto ritenuto credibile dagli investigatori e in linea con le dichiarazioni rilasciate fin dai primi momenti dell'inchiesta, nata lo scorso inverno, in seguito alla segnalazione presentata dagli assistenti sociali che si occupano delle due presunte vittime degli abusi e della loro famiglia. Beni per un valore di 2,5 milioni sequestrati dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza a un imprenditore residente a Poggio a Caiano condannato per usura. Il provvedimento finalizzato alla confisca è stato emesso dal Tribunale di Firenze. Ancora Tarantino. 2,5 milioni di euro sequestrati ai fini della confisca a un imprenditore calabrese residente a Poggio a Caiano, Francesco Cardone, 51 anni, condannato nel 2018 con il patteggiamento a 3 anni e 10 mesi per usura. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze su richiesta della Procura ha come fondamento la sproporzione, secondo l'accusa, tra i redditi dichiarati e i beni disponibili, beni di cui, ancora l'accusa, l'imprenditore sarebbe entrato in possesso grazie ai proventi dell'attività di usuraio. Il sequestro è stato eseguito dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza che hanno messo i sigilli a 16 rapporti finanziari, 2 autoveicoli, quote sociali e 3 fabbricati. È la prima volta che il Tribunale di Firenze firma un provvedimento di questo genere nella fase successiva alla condanna. Stando alle indagini, tra il 2014 e il 2017 Cardone avrebbe accordato prestiti a tassi di usura del 300% annuo a imprenditori in difficoltà, tra cui titolari di bar, ristoranti e negozi di Firenze e dell'Interland. In un caso avrebbe preteso un'abitazione la cui planimetria fu trovata nella sua disponibilità come pagamento del debito. A mettere in moto l'inchiesta la denuncia di una donna finita nella rete usuraia. Tra le vittime anche un tabaccaio che si era affidato ai biglietti della lotteria e ai numeri del lotto nel tentativo di recuperare i soldi per sanare i debiti. Gli accertamenti sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'imprenditore hanno riguardato 9 persone. Si è trattato, come si legge in un comunicato della Guardia di Finanza, di una approfondita analisi di come e quando sono stati acquistati beni mobili e immobili dal nucleo familiare del condannato o da società e soggetti a lui riconducibili. Sono stati ricostruiti i redditi del nucleo familiare per gli anni in cui l'uomo ha fatto l'attività di usuraio e confrontati con le spese documentate quelle presumibili, dimostrando che negli anni esaminati sono stati fatti acquisti di beni per alcune centinaia di migliaia di euro in eccesso rispetto ai redditi dichiarati. E ora una notizia attesa da tantissimo tempo, l'abbattimento dell'ex ospedale del Misericordia e Dolce, stavolta ci siamo, oggi il TAR ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'affidamento dei lavori alla prima classificata da parte della terza e secondo l'ASL le motivazioni sono tali da non ostacolare l'inizio dei lavori e quindi via alle ruspe. Sentiamo.
L'abbattimento dell'ospedale può partire, lo ha appena deciso la direzione aziendale dell'ASL Toscana Centro sulla base delle motivazioni della sentenza del TAR che ha bocciato la richiesta di sospensiva dell'affidamento definitivo dei lavori alla prima classificata, la DAF Costruzione di Milano, da parte della terza classificata, la RAD Service di Gubbio. L'ufficio legale dell'ASL ha dato parere positivo sottolineando il passo con cui i giudici amministrativi definiscono l'interesse della ricorrente recessiva rispetto all'interesse generale al sollecito avvio dei lavori, tenuto anche conto del lungo contenzioso pregresso che ha già interessato l'affidamento in questione. Parole che lascerebbero pochi dubbi sull'orientamento dei giudici rispetto alla questione che ha alle spalle un lungo e complesso intreccio di ricorsi e controricorsi giudiziari, al termine del quale di fatto tutto è tornato al punto di partenza con un nuovo affidamento alla prima classificata sulla base della sentenza del Consiglio di Stato che ha messo al palo la seconda classificata, ma non la terza, che ora è sul piede di guerra. L'ASL però stavolta non aspetterà la fine di un nuovo intreccio giudiziario. Le ruspe possono iniziare la demolizione selettiva del Misericordia e Dolce per far posto al parco urbano voluto dal Comune di Prato. Nuovi controlli della Polizia Municipale di Prato ieri e l'altro ieri sera in via di Filettole, in via Capponi e via Borgo Valsugana per tentare ancora una volta di arginare il fenomeno del disturbo alla quiete pubblica dovuto a schiamazzi. In totale sono state sanzionate 11 persone per intralcio alla circolazione, musica ad alto volume e mancato utilizzo di mascherine protettive in condizioni di assembramento. E ora parliamo dei gruppi di vicinato, perché dopo la firma del protocollo in prefettura lo scorso novembre, il progetto a cui sta lavorando il Comune di Prato entra nella sua fase operativa. Sentiamo. Presto le sentinelle del territorio saranno organizzate in una vera e propria rete istituzionale. Dopo la firma del protocollo in prefettura dello scorso novembre, il progetto di controllo del vicinato del Comune di Prato entra nella fase operativa. Ieri l'assessore Flora Leoni e il referente del progetto nominato dal sindaco Giovanni Mosca hanno presentato i dettagli dell'operazione alla Commissione Sicurezza. A breve sul sito del Comune sarà pubblicata un'apposita sezione dove i gruppi già formati e chiunque lo desideri potranno aderire al progetto che punta a aumentare i livelli di sicurezza in città attraverso un ruolo attivo dei cittadini all'interno di un coordinamento istituzionale. Il protocollo serve proprio per incanalare questi gruppi in un'organizzazione che prevede anche un circuito di formazione oltre che di presentazione del progetto, in modo che vi sia chiarezza di intenti e di obiettivi. Al momento sono attivi 6 gruppi di sentinelle operanti in altrettante zone della città: Maliseti, Iolo, Via Petrarca, Castellina, Quercia e Mezzana, ma l'obiettivo è arrivare in ogni quartiere. Il cittadino partecipa per aiutare, collaborare le forze dell'ordine. Il controllo del vicinato ha lo scopo di creare una condivisione in una determinata zona, in un determinato quartiere, dove quei cittadini insieme cercano di tutelarsi attraverso le segnalazioni qualificate, ma soprattutto rivesterà un ruolo importante il coordinatore del gruppo, perché è l'anello di congiunzione tra i cittadini e le forze dell'ordine. Nell'ambito dove si vive, dice di stare attenti se viene una persona sospetta, una macchina sospetta, o di segnalarlo. Soprattutto poi se c'è qualche reato in corso, abbiamo detto a tutti che nessuno deve intervenire, ma deve chiamare le forze dell'ordine se c'è un accoltellamento, una litigata, un litigio, insomma diciamo che il controllo del vicinato potrebbe aiutare a farci sentire più tranquilli. A proposito di forze dell'ordine, gigliato d'oro al colonnello dei carabinieri Marco Grandini che lascia Prato per un incarico a Roma, vediamo. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni e l'assessore Flora Leoni hanno consegnato il gigliato d'oro al colonnello Marco Grandini, comandante del comando provinciale dei carabinieri di Prato, che nei prossimi giorni sarà trasferito a Roma per un incarico di Stato Maggiore. L'onorificenza è stata donata quale segno di sincera stima per l'apprezzato impegno profuso nella direzione del comando provinciale dei carabinieri di Prato, conseguendo importanti risultati nel contrasto alla criminalità e per la tutela della sicurezza cittadina.
Viffoni lo ha definito il gigliato più doloroso da quando è sindaco. Mettiamo sempre in conto che il colonnello dei carabinieri, il questore, insomma, sia lontano dai loro ruoli. Però ecco, è un dispiacere perché con Marco abbiamo fatto un lavoro straordinario, credo, di relazione sicuramente, di presenza dell'arma in città, della capacità anche di ascoltare le mie ansie, erano poi quelle dei cittadini, di dargli risposta in tantissimi casi, e anche io devo dire ho ricevuto a lui degli insegnamenti, dei consigli, comunque vada, anche sulle questioni che attraversavano la città, che ho sempre trovato di grandissima utilità. La presenza costante sul territorio e la relazione con i cittadini sono stati la cifra del lavoro svolto dal colonnello a Prato in questi 4 anni di servizio. Quello che più mi rimane però nel cuore, ci tengo a dirlo, è proprio il rapporto con la città, con i suoi abitanti, con la popolazione, aver percepito il fatto che siamo riusciti a riportare l'arma vicino ai cittadini, essere un punto di riferimento per la popolazione, non solo quindi per le attività di polizia giudiziaria, investigative, ma anche per dispensare un consiglio, dare un suggerimento, aiutare una persona a prevenire una truffa o come l'ultima iniziativa che è stata adottata da Comando Generale, che ha avuto un ottimo risultato anche a Prato, consegnare le pensioni alle persone che non potevano raggiungere l'ufficio postale. Quindi il rapporto con la città, che per me è stata bellissima, è quello che mi porto più nel cuore dopo questi 4 anni a Prato. A fine estate arriverà il sostituto di Grandini, il colonnello Francesco Zamponi, proveniente da Roma, dalla direzione di motorizzazione del Comando Generale. Massimo Carlesi è il nuovo direttore della Caritas diocesana pratese. Il vescovo Giovanni Nerbini lo ha nominato firmando il decreto che entrerà in vigore a partire dal 1 ottobre. Fino a quella data ci sarà il passaggio di consegne con l'attuale responsabile Dalia Venco, ex bancario, andato recentemente in pensione. Carlesi ha 64 anni ed è un volto noto in città per aver ricoperto importanti incarichi istituzionali, tra cui quello di assessore comunale e ruoli di responsabilità in diocesi. Allerta meteo da oggi fino alle 20 di domani a causa del transito nell'area appenninica di perturbazioni che potranno portare forti temporali e rischio idrogeologico, soprattutto nelle zone a nord della regione. A diffondere l'allerta di codice giallo è la sala operativa unificata della protezione civile regionale. L'intensità delle precipitazioni potrebbe essere molto forte, possibili forti colpi di vento e anche grandinate. E con questo è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.